E allora, sembra essere riuscito davvero in un'impresa, la nuova strategia energetica nazionale ha ottenuto un plauso non solo bipartisan a livello politico, ma il consenso è arrivato dagli ambientalisti fino a chi l'energia la produce. Di cosa si tratta? Del piano che è stato presentato dal Premier Gentiloni insieme al Ministro Calenda, al Ministro dell'Ambiente Galletti e che sostanzialmente ha fissato i nuovi obiettivi del Paese dal punto di vista del mix energetico e dei suoi impatti anche sull'ambiente e sull'economia. È un piano molto ambizioso, ha colpito l'anticipazione al 2025 della decarbonizzazione delle centrali a carbone che verranno chiuse nel nostro Paese, il fatto che nel 2030 sarà il 55% dell'energia elettrica a dover essere prodotta da fonti rinnovabili. Meno consumi, risparmio, efficienza, più gas come energia di transizione in questo piano che prevede a regime da qui al 2030 175 miliardi di investimenti, di cui ben 110 sul piano dell'efficienza energetica. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Engie in Italia, Olivier Jacquier, che ringrazio, benvenuto. Buongiorno. Allora, innanzitutto una parola su Engie nel nostro paese, in che posizione si trova la società? Engie è il leader dell'efficienza energetica in Italia, abbiamo 3.000 collaboratori, siamo presenti su tutto il territorio e ci sviluppiamo esattamente in linea con quello che ci indica la SEN, quindi siamo presenti su tutta la catena del valore. Siamo usciti dal carbone, noi qualche anno fa, quindi siamo già usciti dal carbone e ci spostiamo sempre di più sull'efficienza energetica. Qual è il vostro giudizio sui contenuti del piano, in particolare questa anticipazione al 2025 dell'uscita del Paese dal carbone? Va fatto assolutamente, quindi mi sembra che sia un bel passo avanti. Adesso dobbiamo concordare tutti come si fa esattamente nei dettagli, hein? Ma va fatto. Adesso quello che dobbiamo fare è essere attenti per non mettere in difficoltà il sistema, perché come lo sappiamo tutti con i rinnovabili c'è sempre più intermittenza sul sistema, il carbone serviva a stabilire il sistema, adesso sarà il compito del gas e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per mantenere questa stabilità del sistema. Come cambia quindi la vostra strategia di fronte a questo scenario? La nostra strategia non cambia, la nostra strategia si, come l'ho detto, si sposta sempre di più sull'efficienza energetica, quindi siamo pienamente allineati con la SEN, hein? La SEN che vedo veramente come un bel passo avanti. C'è stato un bel lavoro di concertazione con tutti per quasi 6 mesi. Adesso non deve rimanere solo un documento, un bel documento di 384 pagine, ma che dà una visione lungherimente, ma deve avvenire, diciamo, un documento che serve per la prossima legislatura, che ci saranno le elezioni, lo sappiamo tutti, per portare avanti questa strategia energetica nazionale molto utile per il Paese. Olivier Jacquier, noi parliamo spesso di energia anche per quanto riguarda il fabbisogno dell'economia italiana, delle imprese, delle industrie che hanno lamentato nel corso degli anni il fatto di pagare una energia più cara rispetto al resto d'Europa. Lei pensa che progressivamente ci avvicineremo a questi standard? Abbiamo alcuni settori dell'economia che sono peraltro in ripresa dopo una profondissima crisi, parliamo dell'acciaio, delle costruzioni, del cemento, che stanno iniziando a dare qualche segnale di vita. Da questo punto di vista vede dei progressi, si pagherà un po' meno l'energia in Italia? No, già quello che dice lei è totalmente giusto, nel senso che il prezzo dell'energia in Italia è sempre stato più caro degli altri paesi. L'Italia rimane un'isola, sono 10 anni che tutti si augurano di vedere i prezzi dell'energia in Italia scendere e avvicinarsi ai prezzi dell'Europa. La realtà non è così, il gas costa ancora, diciamo, 2 euro al megawattora di più, l'elettricità costa 10, 20, 30 euro al megawattora in più. Sì, la SEN ci porterà su un miglioramento delle condizioni, ma anche il nuovo mondo dell'energia che è sempre più decentralizzato e digitalizzato aiuterà l'economia e il paese a andare su un'energia meno cara per i benefici dei consumatori e del paese. E voi chiamate l'energia 3D, decarbonizzata, decentralizzata e digitale. Io le chiedo anche, in termini di prezzi e di domanda, che cosa vedete accadere sul mercato in questo momento di ripresa dell'economia che sta anche accelerando nell'ultima parte dell'anno? No, l'economia si sta accelerando, ma noi pensiamo che l'efficienza energetica possa anche giocare e aiutare l'economia a accelerare di più, perché ci siamo ben contenti di vedere questa ripresa, ma ci dobbiamo ricordare che in Italia siamo gli ultimi in termini di ripresa se ci paragoniamo con tutti gli altri paesi dell'Europa. Quindi là où più o meno la metà è al 2%, noi siamo ancora all'1%, l'1,5% per i prossimi anni. Io penso che l'efficienza energetica sia un settore su cui si possa investire per accelerare sullo sviluppo, sulla crescita, sull'occupazione.
da dove recuperare maggiormente efficienza energetica? Glielo chiedo perché avete dedicato il 5º forum di Engie in Italia al tema della rivoluzione energetica e ambientale degli edifici. Gli edifici in cui lavoriamo, in cui andiamo, i nostri figli vanno a scuola, in cui lavoriamo, in cui ci ritroviamo. Ecco, davvero a che punto siamo in termini di efficienza di questi edifici che contribuiscono, e questo è un dato poco conosciuto, all'inquinamento complessivo, alle emissioni, per oltre il 40%. Sì, gli edifici italiani rappresentano il 40% dei consumi energetici e anche purtroppo delle emissioni di inquinanti. Quindi c'è molto da fare. Continuiamo a parlare molto del trasporto, e sul trasporto molto è già stato fatto, basta pensare all'euro 5, euro 6, quindi facciamo tanto. Adesso il viaggio verso la mobilità sostenibile, la immobilità, la green mobilità è già tracciato. Noi pensiamo che ci sia di più da fare sugli edifici. Abbiamo lavorato con il Politecnico di Milano, che ci ha fatto presente che se dovessimo riqualificare il 20% degli edifici italiani, potremmo creare 130.000 posti di lavoro, potremmo far risparmiare ai consumatori quasi 2,5 miliardi in bolletta, potremmo avviare un volume di affari di 29 miliardi, potremmo abbassare le emissioni di CO2 di 5 milioni di tonnellate, l'equivalente di 3 milioni di auto in meno sul mercato. Quindi c'è veramente un settore che possiamo mettere in mosso e portare grandi vantaggi all'economia, sullo sviluppo, ma anche sul tema della qualità dell'ambiente. Senta, le ricerche che avete presentato in questo forum dimostrano come ancora la maggior parte delle abitazioni degli italiani, delle residenze e gli edifici residenziali contano in Italia per oltre l'80% del parco degli edifici, molto più che rispetto alla media europea, sono per la maggior parte in classe G. La classe G, mentre gli edifici più moderni sono quelli di classe A. Io le chiedo, è difficile in un condominio spesso mettersi d'accordo su di che colore tinteggiare le scale. Come pensate che gli italiani possano essere incentivati a prendere decisioni importanti quando si parla di ricondizionare, alcuni lo definiscono la ristrutturazione profonda agli edifici, affinché la loro classe energetica migliori? Questa è una bella sfida, e ogni volta che cominciamo a parlare di condomini subito ci immaginiamo tutti con la nostra esperienza, e quindi è una bella sfida. Io penso che ci possa lavorare sugli incentivi, dobbiamo continuare a mantenere incentivi importanti per accorciare i payback, perché quando un payback è di oltre 10 anni la famiglia non va a investire. Il ritorno dell'investimento. Il ritorno dell'investimento che può essere tra il 10% e il 20% sull'efficienza energetica, ma dobbiamo lavorare sugli incentivi. Dobbiamo anche lavorare sulla spesa iniziale. Ho visto quello che ha detto il sindaco Sala qui a Milano, dicendo che è molto importante e bello avere incentivi su 10 anni, ma bisogna lavorare soprattutto sulla spesa iniziale. Sento dire che nella prossima legge di bilancio ci potrebbe essere qualcosa su questa spesa iniziale tramite cessione dei crediti. Mi sembra la strada giusta per portare avanti il tema dell'efficienza energetica. C'è anche l'ecobonus, ma l'ecobonus consente risparmi su 10 anni. Non basta, dobbiamo lavorare veramente sul risparmio iniziale, lavorando sui sistemi di società, di ESCO, che prendono a carico loro l'investimento e consentono a tutti di fare questi risparmi. Noi raccontiamo con una trasmissione settimanale Italia 4.0 come il digitale, quando entra nella manifattura, nel modo di produrre, cambia radicalmente anche i modelli di business, ma il 4.0 entra anche nelle nostre case. La smart home, l'internet delle cose all'interno delle abitazioni, può aiutarci a risparmiare, a consumare meno energia, e come? Sì. Allora, noi la casa 4.0 di solito la chiamiamo casa attiva perché è una casa dove c'è sempre più tecnologia, questa tecnologia che aiuta tutti a risparmiare, a essere più consapevoli, che forse è il primo tema, dobbiamo essere più consapevoli e aiutare i nostri consumatori a capire meglio quanti sanno quanto si consuma, quanti sanno quanto si può risparmiare, nessuno, quindi dobbiamo prima di tutto, grazie alle tecnologie, aiutare tutti a capire. Parlo di termostato intelligente, parlo della box che consente di capire esattamente quanto si consuma e quando, parlo della piccola app che permette di monitorare in tempo reale i consumi, quindi la tecnologia, e poi gli strumenti che consentono di abbassare i consumi. Su una casa normale, un appartamento normale, è molto facile poter abbassare la fattura del 15% senza investire molto.
Poi se si tratta di una deep renovation si può anche andare fino al 40-50% di risparmio. E non sono solo case, non sono solo residenze, so che vi occupate dagli stadi fino alle scuole dove avete fatto un importante progetto a Parigi, fino a come si può riutilizzare il calore prodotto dalle grandi industrie. A Brescia c'è un progetto che riguarda le acciaierie per offrire il teleriscaldamento alla città utilizzando i fumi che a 500 gradi possono essere impiegati per fare il teleriscaldamento. Dobbiamo chiudere, le chiedo però allora, Engie in Italia, strategie di crescita, negli anni scorsi abbiamo raccontato anche la vostra crescita, abbiamo parlato anche della possibilità anche di ulteriore consolidamento e acquisizioni, cosa avete in cantiere, come pensate di crescere guardando anche i prossimi anni? Abbiamo investito su tutti questi temi, sul teleriscaldamento abbiamo appena acquistato una società, sullo sport, ne parlava lei, sì, gestiamo noi lo stadio di San Siro, ne siamo molto orgogliosi, anche per stasera, continuiamo a investire molto, quindi su tutta la catena, sul B2B, sul B2C, sulla pubblica amministrazione, veramente su tutti i settori, cercando di aiutare i nostri clienti a consumare meno e meglio. E questo è il nostro modo. E noi torneremo a parlare di questo argomento chiave per la nostra economia, che è il futuro dell'energia. Grazie ancora Olivier Jacquier, amministratore delegato di Engie in Italia. Vi lascio agli altri aggiornamenti dalla redazione.